Oggi siamo a Chieri per immergerci nell'atmosfera natalizia grazie alle decorazioni di Marco Segantin. Vediamole insieme. Siamo con Marco Segantin nel suo atelier. Qual è lo stile che ha scelto per questo Natale? Per questo Natale abbiamo scelto uno stile molto eclettico, nel senso che abbiamo voluto fondere sia la modernità che la classicità che negli anni ci ha sempre contraddistinto. Sicuramente abbiamo puntato sui colori più classici, quindi il rosso, il verde, il dorato e tutto quello che sono i colori complementari a questi colori primari. Questo atelier sa di casa addobbata Natale. A chi ha pensato nel preparare questo bosco incantato? Questo bosco incantato l'abbiamo pensato, ideato soprattutto osservando la natura che in questo momento è sempre un punto di riferimento per la nostra vita, in quanto è il nostro polmone. E merita sicuramente più rispetto. Naturalmente sempre da lei abbiamo tratto tutti i colori primari dove è stata la nostra fonte di ispirazione, dove abbiamo creato sia vasi, alzate eccetera eccetera, cioè tutti i complementi d'arredo proprio veramente ispirati al mondo della natura, al mondo dell'animale, come le farfalle, i fiori e tutto il resto. Qual è la decorazione a cui tiene di più? La decorazione che sicuramente tengo di più è quelle tutte in ferro arrugginito, ferro corten, chiamiamolo così, dove veramente c'è un forte contrasto tra la grande manualità del fabbro che ha forgiato questo materiale e il tempo che l'ha ossidato, quindi è un buon connubio per... un buon connubio, proprio un buon equilibrio, un buon matrimonio, mettiamola così. Cosa può trovare di speciale chi la viene a trovare per questo Natale? Per questo Natale sicuramente possiamo trovare delle grandi idee innovative, sicuramente, per quello che è un Natale classico, ma con degli spunti decisamente più innovativi. Sicuramente il calore che negli ultimi anni ci ha contraddistinto nelle grandi feste e nei grandi ricevimenti. Oggi non è solo un flower designer, ma è un punto di riferimento per grandi eventi e maestose scenografie. Se lo sarebbe mai aspettato? Non me lo sarei mai aspettato. In realtà io, come ben sapete, parto da un piccolo paesino che è Santena e poi in realtà abbiamo fatto dei piccoli e grandi passi, dove abbiamo lavorato appunto in Cina, Inghilterra, Stati Uniti, Africa e insomma in Europa sovente. No, non me lo sarei mai aspettato, però sono proprio il segno che una passione può diventare veramente un'attività e a questo punto un'azienda. Qui la possono venire a trovare per grandi eventi e anche piccoli eventi, giusto? Certo, noi ci occupiamo del cliente, di tutte le sue esigenze, quindi dalla decorazione della casa quotidiana, nel senso che possiamo tranquillamente fare la decorazione che può servire settimanalmente, fino al grande evento, al matrimonio, alla festa, alla cena di fidanzamento, magari una cena a due, stupendo naturalmente la signora o il signore che ci si vuole stupire. Questo sicuramente è un dato di fatto. Questo dovuto anche alla bravura del mio staff che mi accompagna in tutti i miei spostamenti, dove potete tranquillamente trovarlo in Piazza Castello 51 presso il cortile di Palazzo Nobis di Pollone, oppure in Via De Zeno 52 a Chieri. Ti chiedo un saluto e un augurio a tutti quanti. Beh, innanzitutto un augurio veramente speciale a tutti i miei clienti e anche quelli che magari in futuro lo saranno, ma ancor di più un augurio speciale di un felice anno, ma soprattutto di un prospero nuovo anno a tutto il mio staff che mi accompagna in questa avventura, sia appunto tutto lo staff, quello di Londra, quello di Lugano, quello di Torino e quello di Chieri. Siamo con Antonella D'Afflitto che si occupa di marketing e comunicazione ed eventi per Marco. Raccontacelo un po'. Grazie, allora innanzitutto è così come avrete potuto vivere anche voi entrando veramente in questo antro, che è un po' un antro delle fate, un bosco magico, che è quello che è l'atelier di Marco Segantin, che è un po' la casa di Segantin qui in Chieri. Avrete notato, al di là delle luci, dei fiori, delle piante, quindi, e di anche di questi effetti
dati dall'acqua che scorre sulle pareti, quanto sia davvero un luogo magico. Credo Marco sia un grande visionario che in qualche modo ha visto lontano già tanti anni fa e che ha avuto la capacità di trasformare quella che è un'arte antichissima, che è quella di decorare con i fiori, ha iniziato a decorare con tanti materiali insieme ai fiori, e da lì sono nate scenografie di ogni genere e tipo, unite a grande capacità di scenotecnica che chiaramente hanno consentito a lui di crescere nel tempo, di costruire una squadra importante di collaboratori che con lui lavora in tutta Europa e non solo, e sono nati eventi privati e chiaramente per aziende che sono sempre delle grandi feste dove davvero al centro c'è sempre quello che è il gesto che in qualche modo contraddistingue Marco Segantin, e cioè che regalare un fiore è veramente dare un bacio e fare una carezza, e quindi quello che vedete anche qui, a partire ad esempio anche dalla tavola, che sicuramente è qualcosa che per Segantin è davvero molto speciale. La tavola può essere oro, può essere argento, può essere bianca, può essere verde rossa in occasione del Natale, ma davvero è un trionfo di oggetti e di accessori che hanno fatto in qualche modo la storia della realtà che lui sta raccontando. E quindi davvero c'è in una sera, in una notte, che è quella che rappresenta Marco Segantin per i suoi clienti, c'è andare a vestire, e lo vedete dalle grandi lanterne, dai grandi lampadari in cristallo, dai candelieri di Murano, l'utilizzo delle rose in qualche modo destrutturato in vasi medicei, gli specchi che riflettono sulla tavola, i piatti e i bicchieri, è davvero qualcosa che lui sa fare in maniera veramente speciale. È un orgoglio per me potermi occupare della comunicazione davvero di un po' di un mago, perché Marco inventa e si reinventa ogni volta. Da Chieri partono tutte, come dire, le sue attività e chiaramente gli allestimenti per i tanti clienti in giro per il mondo, altresì è un posto magico che invito chiaramente tutti coloro che seguono costantemente le trasmissioni che arricchiscono di spunti, che sono quello che è il mondo di GRP, di visitare anche la corte dove lui ha un punto a Torino in piazza Castello 51, che certamente non ha le dimensioni dell'atelier fleuriste di Chieri, ma che ha davvero tanti spunti, tante chicche per addobbare, pensando adesso al Natale, al fine anno, per addobbare non solo la tavola ma chiaramente per decorare la casa, l'albero, ma soprattutto per davvero poter trovare tantissimi spunti, oggetti, accessori per un regalo che è veramente una carezza per le persone che amiamo. E non abbiate paura di chiedere a lui anche solo un consiglio per come affrontare una festa, piccola o grande che sia, perché davvero il modo con cui lui mette al centro il suo cliente, la persona che sta davanti, è davvero come lui ha fatto una grande scuola da fiorista internazionale, che è quindi veramente saper accogliere, saper condividere, sapersi confrontare. Credo che Marco Segantin sia veramente un'eccellenza piemontese, e quindi grazie a GRP per averla raccontata. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell.